Buongiorno ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio laboratorio. Oggi farò la recensione e l'unboxing della troncatrice per metalli della Parkside. Questo è il modello PMTS180A1. È un prodotto che serve per tagliare il metallo. Funziona praticamente come la troncatrice per il legno, solo che questo è solo per metalli. Ha 1280 watt di potenza, un disco da 180 mm e sembra davvero comodo. Io, siccome devo costruire ora dei supporti in metallo per il poligono, sto costruendo un mover per divertirci nel tiro dinamico, questo oggetto diciamo che si presta quasi perfettamente, almeno dovrebbe. È costato 49 euro. Oggi è l'11 febbraio del 2019, questi articoli escono ciclicamente ogni anno sempre nello stesso periodo, quindi in teoria dovreste trovarlo sempre nella prima decina del mese di febbraio di ogni anno. Quindi adesso apro la confezione, prima leggiamo l'etichetta, dopodiché vediamo come funziona. Allora, come sempre, prima di aprire la confezione leggiamo l'etichetta di questo articolo che viene venduto alla Lidl. Ho dimenticato di dirvelo poco fa. Allora, ha una potenza dichiarata di 1280 watt, un numero di giri a vuoto da 7700 al minuto, una capacità nominale del disco, quindi il diametro, di 180 mm, la misura della filettatura è M8. La regolazione dell'angolo di taglio va da 0 a 45 gradi, mentre la profondità massima di taglio, col disco nuovo ovviamente, è di 50 mm. In dotazione ha due chiavi a brugola per lo smontaggio dello stesso disco e il cavo di alimentazione è lungo 2 metri. Poi su questa parte invece abbiamo una descrizione del prodotto un pochettino più generale, quindi ci dice che è adatta per tagli rapidi e precisi su profili in acciaio, metalli non ferrosi, ghisa e ferro. Poi ha un serraggio rapido per il fissaggio del pezzo, quindi praticamente una sorta di morsa che lo blocca. L'angolo di inclinazione è regolabile in modo continuo. Ha il sistema spindle lock, quindi blocca il disco, possiamo svitare la vite per il cambio rapido. Ha una robusta base con i piedini, sono antiscivole, sono in gomma, quindi dovrebbero garantirci una stabilità maggiore del supporto sul nostro piano di lavoro. Poi ha una copertura regolabile della lama. E il braccio di leva è dotato di manico gommato con il sistema di bloccaggio per il trasporto. E basta, poi il manico è integrato ed è adatta alle mole da taglio fino a 180 mm. Quindi possiamo direttamente tagliare il nastro. Dopodiché vedere il prodotto. Allora, all'interno di questa scatola c'è esclusivamente il prodotto posizionato al suo interno, quindi non abbiamo alcun tipo di imballo che la protegga. Sulla base ci sono le due chiavi a brugola che ci permettono la sostituzione del disco. Questo quindi è l'utensile. Allora, non ho trovato però alla Lidl i dischi di ricambio, speravo di trovarli, effettivamente non li ho visti neanche sul volantino, quindi bisognerà rifornirsi sul web o nelle varie ferramenta. Vi consiglio di utilizzare sempre comunque dischi di qualità, perché la qualità del prodotto dipende dalla qualità dei dischi. E allora, questo è il prodotto come si presenta una volta uscito dalla confezione. Questi sono i piedini in gomma già montati, c'è un foro passante da questa parte e un altro lateralmente, quindi questo servirà possibilmente a fissarlo sul piano di lavoro. Va bene. Per poter utilizzare questa troncatrice dobbiamo prima sbloccarla. Per sbloccarla bisogna premere, dopo aver premuto bisogna estrarre questo pomello, far fare uno scatto verso l'esterno. Per bloccarla bisogna fare la manovra opposta, quindi premere tutto fino in fondo e schiacciare. Una volta schiacciato e bloccato si può trasportare tramite questa maniglia che è bilanciata, mantiene la troncatrice in posizione perfettamente dritta. Quindi una volta sbloccata appunto si solleva. La lama viene protetta da questa copertura metallica che c'è qua. Questa, una volta abbassata la troncatrice, lascia lo spazio alla lama per poter tagliare, solo che strofina sul metallo, ci sono delle tolleranze non calcolate bene forse, e si sta graffiando leggermente, ma figuriamoci, prenderà tanti di quei graffi che questo si perderà in mezzo agli altri. Va bene. Questa invece è la morsa che ci permette di bloccare il nostro pezzo in posizione di lavoro. Si svita questa barra oppure si può sollevare questa parte e far scorrere la morsa praticamente che bloccherà il pezzo. Per poter bloccare poi il pezzo in posizione basterà abbassare di nuovo questo pezzo metallico e stringere.
Qua c'è un goniometro, testeremo pure la qualità di questo goniometro. Per liberarlo basta svitare leggermente, dopodiché posizionare, quando arriverà in battuta questa parte basta sollevare, riposizionare a piacimento, dopodiché girare. In questo modo si posiziona il goniometro e si dà l'angolatura che ci serve per lavorare il nostro pezzo. Poi si stringe e si continua a lavorare. Adesso vediamo invece la sostituzione della lama. Per poter sostituire la lama bisogna svitare queste due viti a brugola. Dopodiché svitare quest'altra vite. Per svitare questa però abbiamo bisogno di premere questo tasto, che è il tasto che ci permette di attivare il sistema spindle lock, quindi che blocca la rotazione del disco. Si svita, era già abbastanza lenta. Una volta svitato il disco, una volta svitata la vite, si può aprire la guardia. Mi ha anticipato, stavo dicendo di togliere questa copertura. Dopodiché si estrae, si sostituisce il disco con quello nuovo e si continua a lavorare. Per il montaggio si fa la procedura inversa, quindi si inserisce questo, che è una sagomatura che ci permette di montarlo in un unico modo, quindi in questa posizione si rilascia la guardia, si monta la nostra vite con la rondella, si preme nuovamente il tastino spindle lock e si stringe la vite. Perfetto. Così già è pronta per funzionare. Allora, montiamo di nuovo la copertura. Ok ragazzi, allora intanto tutte le manovre che abbiamo fatto sulla lama sono state eseguite con la corrente elettrica staccata. Non fatelo mai con la corrente attaccata, perché c'è il rischio che se per caso parta potreste farvi male. Quindi ricordatevi sempre di staccare l'alimentazione elettrica quando lavorate sulle lame o sui dischi in generale. Allora, questo è il goniometro, qua c'è una tacca sulla base e delle tacche riportate sullo stesso goniometro. In questo caso indica 45 gradi, quindi in teoria dovrebbe essere su 45 gradi, però mi sono accorto che portandolo sullo zero la tacca non combacia perfettamente con lo zero, quindi c'è un po' di scarto. In teoria questo dovrebbe essere un sintomo di poca precisione, perché se già sullo zero non siamo allineati come tacca, e ipotizzo che anche sui gradi successivi il posizionamento andrà a influire, a meno che non sia stato calcolato effettivamente leggermente più largo. Dallo zero alla prima tacca c'è un pochettino di spazio in più. Va bene, da provare, è sempre una cosa approssimativa, non dobbiamo illuderci di fare regolazioni di altissima precisione con questo tipo di goniometro, poi va sempre verificato. Comunque testeremo anche questo. Allora, la blocco sullo zero, va bene. Allora, vediamo di collegare l'alimentazione elettrica e fare il primo taglio, però premendo il pezzo per bloccarlo vedo che si solleva, potete vedere il movimento lateralmente, faccio una zoomata così si vede ancora meglio. Quando stringo il pezzo si solleva, questa è una cosa che non so quanto vada ad influire, vedremo anche questo. Più stringo più si solleva, perché la battuta sulla parte opposta si piega, potete vedere il riferimento con il contrasto della chiavetta rossa. Io stringo e si va avvicinando. Allora ragazzi, avevo già fatto delle riprese, però purtroppo per questione di sovraesposizione, perché diventava tutto troppo chiaro nell'inquadratura, non si capiva più nulla, devo ripetere per forza, quindi faccio un altro taglio, questo di qua che 6x3, poi taglierò un pezzo di tubo metallico e poi un quadratino da 2 cm per 2. Allora, per motivi di inquadratura il supporto è messo al contrario, solitamente si dovrebbe utilizzare ribaltato, però per poter inquadrare lo devo mettere in questa posizione. Allora, riprendo, scusate se parlo così ma con la mascherina viene molto difficile, e vediamo come taglia questo pezzo di metallo. Ok, è stato abbastanza rapido, dopodiché verificheremo anche la precisione.
Vediamo con questo tubo. Bloccato per bene. Taglio pulitissimo. Ovviamente taglierà anche bene questo quadralino da 2 cm per 2. Vediamo. Allora, come vedete, quando va basso si alza la copertura, quindi scopre la lama, però si sta graffiando parecchio. Va bene. Fa dei tagli nettissimi, velocissimi, però dobbiamo vedere ora quanto siano precisi. Allora ragazzi, come vedete il taglio è venuto perfettamente dritto, diciamo che è abbastanza netto. Ora c'è solamente da vedere, considerando che l'avevo impostata a 90 gradi, se ha rispettato questi 90 gradi. Terrò il pezzo più fermo possibile con le mani e vediamo. Allora, intanto regolo l'esposizione, lo a 0. Da qua a qua dovrebbe dare 90 gradi e da 89 gradi è 6. Va bene, diciamo che ci siamo. Qua dovrebbe dare pure 90 gradi. Sono 88 e 50 in base a dove lo mettiamo. Quindi l'angolazione dei 90 gradi, così come è impostato, non va bene. Vanno fatte delle regolazioni sicuramente, perché taglia a 88 gradi e non a 90. Quindi questa è la posizione della lama nel taglio, non è la regolazione della morsa, perché la regolazione della morsa regola quest'altro taglio, quindi questa posizione di qui. E questa abbiamo visto che è perfetta. Va bene, quindi non è affidabile. Mi sono accorto che il goniometro, quando stringiamo il pezzo, purtroppo subisce uno spostamento, perché per quanto io possa stringere al massimo, ora siamo a 45 gradi, questo è stretto al massimo, così rischio di spezzare praticamente la levetta. Quando io stringo il pezzo, quindi vado in appoggio e lo stringo per mantenerlo fermo, purtroppo il goniometro si sposta. Come vedete, se non si fa attenzione, io ora sto esagerando, sto stringendo più del necessario, però con molta facilità, senza fare alcun tipo di fatica o sentire eccessiva resistenza durante la rotazione, come vedete il goniometro si sposta, stiamo arrivando già praticamente quasi a 30 gradi, quindi non fate molto affidamento alla regolazione se prima non avete verificato. Questo è abbastanza stretto, quindi in teoria dovrebbe garantirci la posizione del pezzo e mantenerlo a 45 gradi, invece si sposta. Quindi adesso lo regolo io di nuovo a 45 gradi, stringo, dopodiché blocco il pezzo facendo attenzione a non far muovere il goniometro, però non dovremmo avere noi questa attenzione. Una volta impostato dovrebbe mantenere la sua posizione e rimanere fermo anche dopo aver stretto il pezzo. Allora, lo stringo quanto basta, vabbè, l'ho stretto senza dare eccessiva forza. Provo a fare questo taglio a 45 gradi, quindi giro di nuovo a favore di camera. Questo è il pezzo tagliato a 45 gradi, che adesso verificheremo. Utilizzerò il goniometro digitale della TacLife, come ho fatto poco fa. Vediamo anche la precisione del taglio. Come vedete, il taglio effettivamente è abbastanza pulito e preciso. Se rispetta l'angolo, è perfetto. Allora, vediamo di regolare l'inquadratura e procedere a questa misurazione.
Perfetto. Sono 48 gradi. Quindi bisogna fare attenzione quando si lavora con l'angolatura di 45 gradi, che sia perfettamente impostata bene, perché altrimenti non riusciamo ad ottenere degli angoli perfetti. Sì, non riusciamo ad avere 45 gradi perfetti utilizzando questo coniometro. Dobbiamo fare delle prove, dopodiché, dopo averlo impostato, eventualmente possiamo continuare a lavorare con l'impostazione che gli abbiamo dato prima. Allora, ragazzi, abbiamo finito. Come abbiamo visto, l'utensile funziona, taglia bene, taglia velocemente, taglia in modo pulito e netto, però ha dei piccoli errori sulla regolazione degli angoli. 90 gradi, diciamo che ci siamo quasi, forse è da rivedere leggermente, però siamo lì. Anzi, a proposito, questo è un Tac Life, poi vi lascerò il link in descrizione per poterlo comprare. E questo ci ha confermato che purtroppo i 45 gradi che abbiamo impostato sulla morsa non sono effettivamente 45 gradi, perché stringendolo, tra l'altro, si va spostando, quindi altera l'impostazione che abbiamo dato. Non sappiamo già se sia preciso o meno il goniometro, perché abbiamo visto che la tacca sullo zero non è perfettamente allineata. Ci aggiungiamo il fatto che stringendolo si sposta. Sinceramente, questo utensile, per quanto ci faciliti la vita, perché il suo scopo è anche quello di facilitarti la vita, perché se dobbiamo costruire una struttura che abbia delle barre che non hanno bisogno di essere tagliate perfettamente a 90 gradi, è obiettivamente è una cosa che ci rende pratico il lavoro, perché posizioniamo il pezzo, tagliamo come si fa con la troncatrice, non dobbiamo stare là col flex in mano a lavorare. Quindi, su questo punto di vista, diciamo che funziona bene. Se abbiamo necessità invece di avere degli angoli perfetti, purtroppo vedete voi come riuscite a fare delle tarature, controllateli bene, perché possibilmente il mio esemplare che non è riuscito bene e non ha, diciamo, il goniometro tarato a perfezione. Ora io farò altri esperimenti nei giorni a seguire, perché dovrò costruire questo mover, quindi dovrò tagliare diversi pezzi. Se dovessi accorgermi che effettivamente l'utensile presenta dei difetti sostanziali, vi avvertirò o lo scriverò in descrizione, oppure farò un video appositamente in cui farò vedere eventuali difetti o pregi che vado rilevando man mano che lo utilizzo. Cosa dire? Sicuramente 49 euro, se non ci permette di utilizzarlo con gli angoli perfetti, non è proprio un affarone. Io lo utilizzerò, come ho detto, cercando di capire bene se ha o meno dei difetti correggibili, altrimenti dovrò avvalermi del reso, della sostituzione del pezzo, perché mi serve che funzioni bene. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettermi un video se vi è piaciuto, e ci vediamo per le prossime recensioni. Ciao da Riccardo e alla prossima!